Ciao a tutti! Oggi ci troviamo in provincia di Lecco. Siamo al rifugio Roccoli L'Orla e andiamo sul Monte Legnoncino. Qua passiamo di fianco al laghetto. Qua dietro c'è il parcheggio. In questo periodo è libero, in estate a pagamento. Qui c'è il bel laghetto, tutto bello ghiacciato. Andiamo a vedere, lassù c'è il rifugio e dietro si vede un pochettino il Monte Legnone. Qui abbiamo una bella fontanella. Qua, come possiamo vedere, abbiamo una galleria mitragliera e una trincea, perché anche il Monte Legnoncino fa parte della linea Cadorna. Qui abbiamo due bei tavoli con due belle griglie per poter fare un bel picnic, una bella grigliata. Qui abbiamo i ruderi di un edificio costruito negli anni 40 dagli abitanti di Introzzo per la raccolta delle acque piovane. Abbiamo fatto il giro del laghetto, adesso torniamo verso il parcheggio e andiamo a prendere la nostra strada militare. Qua, dove c'è il cartello Roccoli L'Orla, prima del parcheggio, abbiamo le indicazioni per la vetta del Monte Legnoncino sulla strada militare. Poi, per scendere, potremmo fare anche la direttissima. A salire facciamo la strada militare. Qua ci sono altri pannelli che parlano degli appostamenti di artiglieria della linea Cadorna. E niente, cominciamo la nostra camminata su da questa parte. Ed ecco che siamo arrivati a un primo fantastico punto panoramico sul lago di Como. Sotto di noi la Val Varrone e da questa parte vediamo il Monte Legnone e dietro le Grigne. Fantastico, fantastico veramente. Giornata splendida anche oggi. Panorama super! Continuiamo a seguire la nostra comoda muratiera che ci porterà in cima al Legnoncino. Andiamo avanti. Ed ecco che siamo arrivati a un altro fantastico punto panoramico. Guardate che meraviglia! Intorno a noi è uno spettacolo. Fantastico veramente. Ecco che siamo proprio sopra l'ultimo pezzo del lago di Como. Di là si va dentro in Val Chiavenna. E di qua si va per andare a Sondrio in Valtellina. Qua ci sono tutte le cime innevate bellissime. Che meraviglia, che meraviglia! Qui c'è la postazione militare, il Monte Legnoncino ha dato 10 minuti e qua ci sono i sentieri indicati. Proseguiamo per l'ultimo pezzo di sentiero. Mentre percorriamo l'ultimo pezzo di sentiero per arrivare in cima al Legnoncino, ringrazio tutti i nuovi iscritti al canale, tutti coloro che ci seguono. Ricordatevi sempre, lasciate un like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella così sarete avvisati sui nostri nuovi video. Noi stiamo continuando a crescere, per cui continueremo a pubblicare i nostri video per dare informazioni a chi non conosce certi percorsi. Questo in realtà è molto conosciuto, però non potevamo non farlo. È fantastico, ci sono dei panorami stupendi e quindi grazie a tutti voi che ci seguite, grazie ai nuovi iscritti e arriviamo in cima al Legnoncino. Lì vediamo la postazione di artiglieria scavata sotto la vetta del monte, sopra la chiesetta di San Sfirio, e ormai siamo quasi in cima, manca pochissimo. Qui abbiamo piegato l'appostamento in caverna di San Sfirio
Qua vediamo bene le gallerie che sono state scavate dentro nella roccia e sopra c'è la chiesetta. Ecco, siamo arrivati all'ingresso dell'appostamento in galleria. Eccolo qua. Questa è la galleria, cavata tutta nella roccia, sotto la cima del monte. Guardate che roba. Qui è su un lato. E di qua, sull'altro lato. Poi vi lascio il link degli altri video che abbiamo fatto sulla linea Cadorna, che corre per più di 60 km lungo le vette al confine con la Svizzera. Amore, cosa diresti di questo monte? Che è fantastico! Una salita semplicissima lungo la mulattiera, è veramente spettacolare, abbiamo una vista splendida in una giornata così, veramente bellissimo, un panorama fantastico. Ed ecco l'ultima crestina per arrivare in cima. Arrivati! La Madonnina e la Croce di Vetta. In poco meno di un'oretta siamo arrivati in cima al monte Legnoncino. Eccoci qua. Scesi dalla vetta andiamo a vedere la chiesetta di San Sfirio. Avete visto che panorama fantastico sul lago, è veramente meraviglioso. Si vede il villaggio, i due rami del lago di Como che si dividono. Mamma mia, una meraviglia veramente, una balconata sul lago fantastica. Eccoci alla chiesetta di San Sfirio e anche qua il panorama non scherzo, eh? Che dite? Guardate che spettacolo, una meraviglia, bellissimo. I'm ready to go home. When
Andiamo dalla chiesetta di San Sfidio e adesso rientriamo verso il rifugio e andiamo a mangiarci una buona polentina. Per scendere percorriamo lo stesso sentiero perché abbiamo visto che la direttissima era un po' ghiacciata, allora onde evitare scendiamo per la mulattiera che è comoda e dovremo arrivare giù anche abbastanza in fretta. E oggi abbiamo visto dei panorami veramente fantastici. È un'escursione molto semplice, adatta a tutti, breve, poco dislivello, per nulla faticosa e super appagante. Con una giornata così, fantastico, magnifico. E abbiamo trovato un sacco di gente simpatica che saliva. Abbiamo fatto un po' di chiacchiere, è stata veramente una gran bella giornata. Qua c'è anche il percorso mountain bike, come vedete, è un giro veramente spettacolare. Ci sono i rododendri che sono già pieni di boccioli, incredibile. È appena cominciato l'inverno e loro già vogliono fiorire. Che bello anche qua, sto bosco è fantastico, veramente fantastico. Ed ecco che siamo sbucati al parcheggio. Siamo tornati al punto di partenza. Adesso ci faremo una bella mangiata. Cabaltino italiano, sezione di Dervio, rifugio Roccoli Lorra. Una buona birretta adesso ci vuole. Polenta e brasata. Buon appetito. Grazie, altrettanto. Anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra gita. Abbiamo percorso circa 6 km, andata e ritorno, su una comoda mulattiera, i nostri giri in cima. Poi siamo scesi, siamo tornati al rifugio Roccoli Lorra, dove abbiamo mangiato due piatti di polenta e brasato fantastici. Vi consiglio a tutti di provare la loro cucina perché sono bravissimi e veramente molto buona. E con questo laghetto ghiacciato alle mie spalle vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Ma guardate che meraviglia! L'Avadé arroccato così sulla montagna. Che bello, è fantastico. E sopra svetta il Monte Legnone. In che posto fantastico siamo finiti anche oggi. Bellissimo. Prima di Lavadé abbiamo questa bellissima cappella. Una chiesetta dedicata alla Madonna di Castelmonte.